Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 17. Riprendiamo il nostro campionato, andiamo al prossimo weekend. Vediamo un pochino come siamo messi, se c'è da fare qualche attività o se c'è il prossimo Gran Premio, che se non sbaglio dovrebbe essere il Sachsenring. Vediamo un pochino. No, attività più test, vediamo. A parte l'email, cos'è? Ricerca e sviluppo. Ok, quindi alla Honda abbiamo migliorato un po' di cose. Come siamo messi, tra l'altro? Abbiate pazienza perché avevo registrato un po' di seguito, quindi adesso mi devo un attimo riaggiornare sulla situazione. Allora, per quanto riguarda la Calex, ok, abbiamo migliorato un po' todos. La Honda abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Tra motore e telaio andiamo a vedere un pochino, tra motore e telaio, quale bonus abbiamo noi qui per lo staff, perché è da controllare anche questo. Questo era per i freni. Questo era il motore, presumibilmente, sì. Quindi andiamo di motore. Questo invece è sospensioni. Va bene, allora andiamo a migliorare un altro po' il motore della Honda per i nostri giovani ragazzi di Moto3. Almeno avranno una moto abbastanza prepotente. Vai così. Ok, 8 settimane ci sta. Noi a soldi stiamo messi bene, quindi eventualmente poi ci andiamo a comprare anche noi una moto per la MotoGP. Così iniziamo a modificarla. Bonus crediti, bonus, ok. Mentre questo, sessione di test per le moto attualmente in sviluppo. Scegli una delle moto che stai attualmente sviluppando. Batti il tempo obiettivo e otterrai un bonus per lo sviluppo di quella moto. Quindi in questo caso mi va a dare un bonus per la... per la Moto3. Lo andiamo a fare? Proviamo? Vabbè, giusto per farvi vedere questa cosa, tanto solo questa stiamo andando a sviluppare, quindi magari sarebbe più utile successivamente quando andremo magari a sviluppare la nostra MotoGP. Però, al momento, come detto, questa stiamo sviluppando. Un bonus di 2 settimane, poi vediamo un pochino come ce l'ho. Vai, scendi in pista direttamente così, vediamo il tempo, guardala qui la Honda, non l'abbiamo mai guidata noi, quindi ci può stare. 1.49.9 dobbiamo battere. Ok, giro fatto, tempo battuto, quindi passa tutto in modo sportiveggiante e veloce, ce lo abbassa di 2 settimane tutti e 3 gli step. È un'ottima cosa, questa magari sarà ottima quando andremo a fare le modifiche alla nostra MotoGP, perché ora come ora ci può stare, però alla fine non dico che non sia la nostra sta moto, però non la utilizziamo, quindi comunque a sto punto andiamoci a buttare anche i freni, visto che avevamo il bonus. Stiamo pagando anche air bonus. Vai così. Stiamo dando una moto estremamente performante a questi della Moto3, eh? Da sottolineare la cosa. Comunque, siamo pronti per andare al Sachsenring. Io adesso mi vado a fare le mie qualifiche e ci vediamo poi direttamente in gara. Allora, qualifica fatta. Il primo giro è andato discretamente, però ho modificato un po' di cose perché non mi piaceva come andava la moto, onestamente. Perché si comportava in modo un po' strano, quindi ho aumentato tramite la messa a punto il fatto che allarga di meno le curve, perché prima usciva molto ma molto largo il nostro pino, e anche il causa anche del disco del freno, perché vabbè, già l'avevamo modificato in Moto3, avevamo visto che non andava un granché, ho riprovato visto che alcuni consigliavano il disco, ma non fu un'onzi assolutamente, perché non va. E tende solamente a far scomporre la moto, quindi non è assolutamente una cosa utilizzabile, perché ti porta ad avere una traiettoria completamente sbagliata, perché va a modificare tutto quello che è l'assetto della moto quando vai a frenare, quindi succede un macello e non è utilizzabile. Quindi andiamo alla messa a punto manuale, perché dobbiamo andare a modificare la gomma posteriore mettendo... Ah no, già c'è la media. Ok, vabbè, allora lasciamola
così. Oddio, in realtà se ce l'aveva messa lui la media significa che qua, sì, al Sachsenring si consuma un bel po', però va bene. Eccolo lì, Fumagalli, attenzione qui alla partenza del nostro Pino. Vai così di prepotenza. Occhio, attenzione alla prima staccata. Subito lui ti va un po' lunghetto, un po' lunghetto, e Pino si riprende la position, ma non andiamo troppo sul cordolo, Pino, perché qua poi dobbiamo cambiare direzione. Questo viene così di prepotenza, ci viene ad investire. Ci sono Marquez e Oliveira, attenzione alla cattiveria di questi qui, e quindi noi ci adeguiamo, quindi per chi non si adegua va a finire per terra. Non è che, visto che questi fanno gare di prepotenza, noi ci adattiamo e facciamo gare di prepotenza. Grande Pino, e così ci piace. Occhio qua, questa è una pista abbastanza difficilotta, però se riesce a fare le traiettorie fatte bene, Pino in alcune situazioni come questa riesce a guadagnare un bel po'. Occhio, attenzione qui, queste frenate, andiamo un po' larghi. È già un modificato l'assetto, perché prima in qualifica, anche causa il disco dei freni più prepotente, andava non largo di più, quindi era assolutamente da evitare quella cosa in questa, soprattutto su questa pista. Poi eventualmente in qualche altra pista potrebbe anche andar bene, ma qui al Sachsenring no, perché ci si ritrova spesso a frenare anche quando siamo in piega, quindi avere un freno soprattutto sull'anteriore che ci va a pinzare in modo abnorme ci fa o andare per terra o a scomporre completamente la moto. Quindi se puoi, attenzione qui. Vabbè, al Sachsenring Pino è andato sempre bene, perché ora non vorrei tirarcela direttamente, però piano, perché ci sono alcune curve che riesce ad accoppiare bene. Grande così, esce di prepotenza. Tela. Attenzione, Pino sta andando a bomba al Sachsenring. Grande così. Piano. Stiamo attenti alla gomma però, perché non è facile controllare la moto. Intanto lì dietro si stanno battagliando Marquez e Oliveira. Non sappiamo dove sia Morbidelli, attenzione. Neanche Fumagalli in realtà sappiamo che fine abbia fatto, ma per il momento Fumagalli spacca di culo in qualifica, poi si rimangia un po' tutto in gara, però vabbè. Attenzione. No, rischiato un po' tanto qua. Comunque questo assetto che ho messo nella messa a punto aiuta molto, perché come detto nel giro di qualifica, che tra l'altro è stato anche quello che ci ha permesso di ottenere la pole, la moto andava molto più esterna. Adesso invece mantiene di più la corda. Guarda qua come pennella Pino, come pennella. Dai, è così, dai, è così. Grande Pino, grande Pino. Regge molto di più. Poi soprattutto su questa pista dove tende ad allargare un po' troppo. Poi se si allarga troppo qua si va a finire male. Ecco appunto. Comunque grandissimo Pino. Pole e vittoria per Pino. Pole e vittoria. Olè. Bene così. Il nostro compagno di... Allora, aspettate, perché prima di tutto andiamo a vedere Morbidelli quinto. Mentre Fumagalli 32esimo. Probabilmente li hanno sparato dagli spalti, perché da terzo 32esimo evidentemente c'è...
c'è qualcosa che non è andato benissimo, direi. Comunque, prepariamoci per il prossimo Gran Premio del nostro Pino. Ah, è caduto Fumagalli, eccolo lì. Ecco perché. Ci doveva stare qualche... Abbiamo guadagnato anche un po' pochino, effettivamente, un po' pochino. Poi alla prossima finestra di mercato, che in realtà non ricordo quando ci sarà, a metà campionato più o meno. Abbiamo ultimato, ok, anche questa è fatta. Perfetto, quindi possiamo andare a modificare qualcos'altro, tanto ormai... Allora, qui stiamo facendo un motore, freni, aspetta che bonus aveva, mi sono già riscordato di nuovo, perché, cioè più che altro non so se duravano, ah ok, no, va bene. Vabbè, l'unico che non abbiamo è questo qui, che è per la carena, quindi facciamo qualcos'altro. Andiamo a vedere un po'. Sospensioni, dai, con le sospensioni arriva all'88. Vai così. E nel frattempo noi attendiamo. Ci godiamo il tempo libero per il nostro Pino. Aspettiamo o qualche attività o l'arrivo della finestra di mercato. Giorno di attività, eccola qui. Vediamo un pochino che può fare il nostro Pino. Allora, 15.000 crespo, tele no, vabbè, vediamo questo. Bonus, posizione corpo, oppure bonus gara, nella prossima gara riceverai un bonus di reputazione. Non avrai costi di gestione. I costi di gestione diciamo che ci sta. Andiamo con i costi di gestione, mettiamo un po' da parte la moneta. Intanto il nostro Pino e anche gli altri piloti pian piano aumentano le loro qualità, le loro caratteristiche. Adesso andiamo a Brno, dove... Pino è sempre andato alla grande, dobbiamo sottolineare anche questa cosa, che Pino qui a Brno ha sempre spaccato i culi. Vediamo adesso come andrà. Vi faccio le qualifiche e ci rivediamo direttamente in gara. Allora, giro di qualifica fatto, non so se il nostro video c'era qualcosa che si poteva migliorare, si poteva migliorare un pochino, però già che forse basta così per fare la pole, ottima cosa. Dov'è Fumagalli? Terzo. Fumagalli ormai in qualifica è terzo, grande così. Vabbè, c'è da dire che comunque poi in gara abbiamo le nostre difficoltà, perché alla fine gli altri piloti vanno un po' più veloci rispetto alle qualifiche. Questa cosa stranissima, ma Brno, diciamo che il nostro Pino può fare un buon risultato, non ci adiriamo, la sfiga che di solito ogni volta che diciamo qualcosa succede in macello. Comunque, sta di fatto che per il momento Pino sta dirigendo il mondiale di Moto2 in attesa eventualmente di arrivare in MotoGP, come sempre punta alla MotoGP il nostro Pino, eh. Che c'è pioggia? C'è pioggia? Mi sa di sì, c'è pioggia, attenzione. Quindi in questo caso non andiamo a cambiare la gomma, perché in linea teorica dovrebbe andar bene così. Sì, infatti, a posto, va bene. Possiamo scendere in pista allora, vediamo un pochino se sul bagnato... rispetto a prima della patch, dove eventualmente pioveva solamente a Sepang, adesso abbiamo visto come si è arrivata la pioggia anche qui a Brno. Parte bene il nostro Pino, attenzione. E questa è una cosa strana, perché di solito Pino non è che parte benissimo. Ora attenzione a queste prime curve. Cerchiamo subito di andare in vantaggio, cosa che qui ci capita. Vabbè, come detto. Brno forse è la pista dove va meglio il nostro Pino in tutto il mondiale, nonostante non è che sia una di quelle piste che ti rimane impressa, non lo so, almeno nel mio caso, però riesce ad andare bene qui. Non sappiamo Fumagalli che fine faccia, però l'importante è che Pino vada bene. Poi Fumagalli pian piano farà la sua esperienza, al primo anno Fumagalli, noi alla fine siamo al nostro terzo
No, quarto anno, perché abbiamo fatto 2 anni in Moto3. Il Fumagalli è al secondo, perché è entrato nel team sportiveggiante lo scorso anno, all'esordio di Pino in Moto2. È arrivato anche Fumagalli. Occhio, qua stiamo perdendo la moto. Fumagalli era ancora terzo, ma adesso viene superato da Oliveira. Occhio. Qua il fatto che siamo abituati all'asciutto e adesso è capitato un gran premio sul bagnato ci sta un po' facendo andare con più tranquillità, perché siamo abituati a fare anche dei cambi di direzione e aggredire il cordo nel modo più aggressivo, però non mi pare il caso che qua ci sfracelliamo malissimo. Comunque mantiene la testa della gara, Liuti è un secondo e tre. Attenzione, lunghi qui. Incidente di Fumagalli, grande Fumagalli che cade una volta ogni gran premio. Ormai tappa fissa per Fumagalli, terza posizione in qualifica, caduta in gara e arrivo tra gli ultimi. Grande Fumagalli, una sicurezza. Scusate, però ogni volta sti cazzo di compagni di scuderia. Parte Napolitano che poi ci aveva chiesto i big money che noi non avevamo all'epoca. Poi non sapevamo quanto si andava a guadagnare in Moto2 e quindi l'abbiamo sfrattato. Poi magari tornerà, adesso si è preso un po' di tempo sabbatico. Come detto, li possiamo acquistare solo a fine stagione. Già se andiamo, come l'ultima volta abbiamo visto che siamo rimasti fregati perché non abbiamo potuto modificare nient'altro, quindi stavolta magari mi attrezzo prima, anche se dovremmo vedere solo i piloti, perché la moto l'acquisteremo alla prima finestra di mercato, visto che abbiamo accumulato i nostri 3 milioni necessari per prendere una top di categoria tra Yamaha e Honda. E così la iniziamo anche a modificare, dai, che è quella la cosa fondamentale, in modo tale da riuscire poi a arrivare in MotoGP con una moto competitiva sin da subito. Abbiamo frenato anche troppo, ma meglio non rischiare sul bagnato, meglio non rischiare. Grande Pino che sta dominando, eh. Parte l'ultimo giro, un secondo e quattro Oliveira. Sai che fine ha fatto Fumagalli? Attenzione, incidente, forse chi era? Morbidelli, incidente o... Non ho capito se aveva superato qualcuno, se era sfracellato, perché di solito mette la bandiera gialla, a meno che non siamo molto avanti e quindi non ce la fa vedere a noi la bandiera gialla. No, Morbidelli è terzo, no? Allora aveva superato, non era caduto, ok. Perché io giustamente con la coda dell'occhio devo vedere, perché se mi metto a leggere là sotto mi sfracello male, quindi... Anzi, in realtà non dovremmo andare a vedere per niente lì sotto, ma la curiosità c'è. Dagli Pino, piano Pino. Ole. Occhio, andiamo ad andare sui Gordolis. Piano. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio qui, quindi cerco un attimino di andare con tranquillità in queste ultime curve ed evitare i cordoli, che magari sull'asciutto li avremmo preso un po' più prepotentemente quelli lì, però si sa mai. Morbidelli terzo, attenzione, rimane lì.
Yuti ha perso le sue posizioni, poi non si è rifatto tutto, perché di solito poi continuano anche a battagliare. In questo caso non è andata così, ma al nostro Pino poco gliene frega, perché oggi ha dominato i due gran premi, due pole, due vittorie. Grande Pino, grande Pino. Olè. Vabbè, c'è da dire che queste magari sono piste un po' più favorevoli al nostro Pino, mentre il nostro Fumagalli 25esimo, dopo che si è frantumato al suolo. Bene così, bene così. Che cazzo. Sto Fumagalli sta avendo dei seri problemi, nonostante adesso la Calex vada, vabbè, discretamente bene, nel senso abbiamo modificato al massimo, più di questo non possiamo fare, però deve migliorare anche la qualità dei piloti, compreso il nostro Pino, perché alla fine eccolo lì il nostro Pino, ma deve ancora migliorare le sue qualità, nonostante adesso comunque sia intorno, vedete, all'87... in tutti i parametri tranne abilità in curva. Gli altri sono 67 Fumagalli, che come detto è al suo secondo anno, e gli altri vabbè sotto i 60 che stanno facendo la loro prima stagione. Qui ci ha torto i sordi, le spese, quindi siamo a 176.000 crediti guadagnati. Ottima cosa, ottima cosa. E a questo punto, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di MotoGP 17, prossimo appuntamento. Ecco, qua iniziano quelli un po' più complicati. Qua iniziano quelli più complicati. Pino, l'obiettivo è terzo per avere 47.000. Fumagalli, ottavo. Ma che cazzo io dita fa Fumagalli che si sfarantuma? E adesso ci sono un attimino di gran premi più complicati, perché sia Spielberg che Silverstone non sono proprio il top per noi. E anche più avanti, diciamo, questa seconda metà di stagione è più difficoltosa per noi. Andrei un attimino a vedere la classifica della MotoGP. Dove sta? Ah, Vinales è primo, Marquez dovizioso, Rossi quarto addirittura, Rossi quarto. Vabbè, Moto2 abbiamo il nostro Pino a 201 punti, Oliveira secondo, Marquez terzo, Morbidelli quarto, meno 52, grande così. E invece in Moto3 Mir, vabbè, torna a spaccare dei culi Mir, mentre i nostri... un punto l'ha fatto Christos Nicolau, mentre Villa neanche quello. Bene così, bene così. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, sul secondo canale Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.